Il verdetto di Riyadh è 3-1 per la Lazio un'altra volta. Dai, dai. Come fai? Ha fatto una partita schifosa. Hai segnato quel gol di Dybala a culo al 45esimo del primo tempo. Come fai? Come fai? Cioè, io veramente sono contrariato. Il sarrismo. Ma dov'è il sarrismo? Io sono uno dei più grandi estimatori di Sarri. Ma dove sta il sarrismo? Quel tridente ha funzionato una partita. Solo quella contro l'Udinese ha funzionato col tridente. Una sola. E fa di nuovo schifo. Higuaín inguardabile. Dybala sì, ha fatto il gol, però diciamo, fra le linee ha fatto schifo. Ronaldo non ha avuto il guizzo di sempre. Cioè, Ronaldo ha 11 finali di fila che le vince. Fra Portogallo, Real, Juve. Le ha vinte tutte. E poi va. Era verde. Come si fa? Cioè, come si fa? Cioè, fatemi capire, la patologia Juventus ha come antidoto Simone Inzaghi e tutta la Lazio. Fatemi capire. Boh. Che dobbiamo dire? Che dobbiamo fare? Purtroppo è così. La Lazio ha fatto la sua super partita. Ha fatto la sua super partita. Davvero partita eccezionale da parte della squadra di Inzaghi, che la va a sbloccare con il gol da parte del buon Luis Alberto su assist di Milinkovic. I terzi nostri hanno fatto una partita schifosa tra De Sciglio, Cuadrado che poi è entrato nel secondo tempo e Alexandro, veramente schifosa. Cioè, Lloris e Lazzari hanno fatto tutto quello che volevano su quelle fascine. Tant'è che arriva il cross di Lloris dopo aver messo a sedere De Sciglio e arriva purtroppo il gol da Lazio. Poi la Juve ha avuto la reazione, però non è stata una reazione forte, è stata una reazione un po'. Infatti, il gol secondo me è stato molto casuale, il gol di Dybala. Poi dico, vabbè, dico sulle ali dell'entusiasmo la Juve, ma quando mai? Nel secondo tempo torna di nuovo alla riscossa la Lazio, che trova un altro gol al 73esimo con Lulic, che riesce a impossessarsi di una palla vagante, batte al volo Szczęsny. Completamente battuto, non poteva fare niente. I cambi, ecco, i cambi di Simone Inzaghi hanno cambiato letteralmente questa finale. Cioè, i cambi sono stati veramente fondamentali e devastanti con i due ammoniti, ovvero Luis Alberto e lo stesso Lucas Leiva, che vengono sostituiti da Cataldi e da Parolo, entrambi decisivi. Perché poi il 3-1 con la Juve super sbilanciata, con il fallo di Bentancur su Parolo, doppia ammonizione e Bentancur a casa, arriva su una posizione stratosferica di Danilo Cataldi. Non è che parliamo di, non so, di Juninho Pernambuco. Danilo Cataldi. Sugella il risultato sul 3-1. Avevano anche annullato un gol al buon Correa in precedenza per fuorigioco. Poi, un'altra cosa di cui volevo parlarne è il fatto Matuidi. Il fatto Matuidi perché in molti dicevano che era da rosso, è vero, poteva anche essere da rosso il suo intervento a gamba tesa su Luis Alberto a spaccargli la tibia. Però è pur vero che c'è stato un intervento molto simile su Matuidi nella partita di campionato e lì mi pare che non c'è stato il prudente disciplinare del rosso, quindi staci dei minuti. Non finisce l'anno bene purtroppo per noi. Che dobbiamo fare? Per vedere il vero Sanremo dovremmo aspettare un altro po'. L'importante è vincere in Europa. La Lazio ha meritato ancora una volta. È la terza volta che la squadra laziale batte la Juventus in una finale di Supercoppa Italiana dopo il 1998 e il 2017. Che ci vuoi fare? Ah boh, chiudo il video. Like, mi piace. Commento, iscrizione, condividi tutte le cose. Ciao. E mi raccomando, go non godete troppo perché tanto vi finirà male pure a voi, gufacci maledetti. Ciao.